partiamo da questa azione. Come ti è venuto all'estero, vuoi dire, oh, adesso faccio questa roba di sciare? Ma sulla palla di Melandi ho toccato il secondo palo e poi dopo mi sono girato, ho visto la palla che era in aria, ho tentato tutto per tutti. Ho messo una cattiveria in quel tiro e prendevo la testa dell'avversario, finiva male. Senti, è il gol che segna una stagione questo, lo dico io, non voglio fartelo dire a te. Beh, la mia sicuro. La tua sicuro, anche del Parma, secondo me. Come ti senti psicologicamente dopo questo piccolo calvario tra infortunio e panchina? Beh, come mi sento? Cioè, ancora devo ben realizzare, ti dico la verità, perché come dicevo in settimana era tanto tempo che non venivo da un infortunio lungo, anche se non è stato niente di grave, però 2 mesi sono stati lunghi. Stare a vedere i miei compagni, girare tutti i campi, vedere niente aspetta, vederli e non poter dargli una mano è stata dura. Poi ovviamente oggi ti dico la verità, a un certo punto non pensavo nemmeno più di entrare perché mancavano 4 minuti e mi stavo scaldando, più che scaldando mi stavo allenando, stavo facendo scatti uno dietro l'altro perché volevo quantomeno in affanno. Quando mi sei mai chiamato ero carico, come lo sono ancora adesso, ancora devo realizzare. Sono contentissimo perché al di là di tutte le dediche che ho fatto anche in settimana, di cui mi è stato vicino così, però questo me lo voglio proprio dedicare, me lo voglio godere. Oltre alla bellezza del gol, ma proprio all'importanza che ha avuto, sia perché è arrivato all'ultimo respiro, sia perché segna o può segnare una stagione che si può incanalare anche per me in modo diverso. Una rovesciata per i giornalisti, lo diciamo che è fatta. Per la panina. No, lo diciamo che è fatta. Diciamo che è fatta adesso. Fatta? Ma sai, è fatta, non è che uno vuole andare così di piombo, perché ovviamente sono 9 punti e mancano 7 partite, alla fine sono tanti, ovviamente sono tanti, poi però sai, nel calcio poi non puoi mai, oggi pareggiavi e di nuovo a 7, e devi stare sempre lì sul pezzo, è un mattone grosso che hai messo, però ci sono ancora 7 partite, tra l'altro dobbiamo affrontare ancora il Trittico che sta per affrontare l'altro Vicentino, quindi anche se abbiamo 2 partite in casa, poi andiamo a Imola, nel Trittico sono sempre partite insidiose, quindi di sicuro abbiamo messo un buon mattone, perché poi non ci possiamo nascondere, 9 punti a 7 partite alla fine sono tanti, però con l'atteggiamento sbagliato possono essere pochi. Avete giocato meglio i 10? C'erano più spazi allora abbiamo giocato forse meglio, però nel complesso è stata una partita molto difficile perché loro si sono chiusi veramente molto bene. Già all'andata ci avevamo messo in difficoltà perché mi ricordo che avevamo fatto gol con il su un rimpallo così. Quindi sappiamo benissimo che quando le squadre giocano contro di noi fanno la partita della vita, come è giusto che sia, ci sono le telecamere, i ragazzi si vogliono far vedere ed è tutto giusto. Quindi è una difficoltà in più questa nostra e per adesso ce la siamo fatti bene. Però sarai nella tua biblioteca con loro? Eh sì, forse no, è il più bello della mia carriera, sì, sì, grazie. Ma tra l'altro un gol anche perché, e per come è arrivato, secondo me è anche una storia del Parma, perché questi sono momenti che poi si ricordano. Ma prima ho fatto una battuta al nostro segretario, gli ho detto se è dovuto scendere in Serie D dopo 21 anni di Serie A per vedere un gol così, però no, a parte gli scherzi, sono contento per la bellezza del gol, ma soprattutto per l'importanza che ha avuto sia per la squadra e sia per il mio morale. Faccio una domanda un po' sentimentale. Se ci riesci, mi descriveresti i 2 momenti di questa partita? La tua corsa dopo il gol fino alla curva, quello che hai pensato, e poi l'abbraccio con Paolo Giordani, dove secondo me qualche lacrima. No, ma sono uscite le lacrime che erano un misto di emozione, rabbia, era un po' tutto, no? In questo gol c'è stato un po'. Sono stati racchiusi un po' questi 2 mesi che ho passato difficili e la corsa sotto la curva era tanto che l'aspettavo, perché purtroppo non sono riuscito a farla a termine, però comunque
stadio è sempre uno dei più belli. Quindi era tanto che l'aspettavo perché ho avuto tante attestati in questi due mesi, sia quando venivo in trasferta, che venivo, che passavo dalla curva, e sia sui vari social, sia in giro per la città, ho avuto tante attestati, quindi mi sembrava giusto andare ad esultare con loro. E poi Paolo, come dicevo in settimana, è stato più di un preparatore, non mi ha preparato solo a livello fisico, ma mi ha preparato nei momenti miei di grosso sconforto, ce ne sono stati, e quando non vedevo la luce facevo sempre gli stessi movimenti, non potevo toccare la palla, non potevo correre, quindi lui mi è stato di grosso aiuto, e quindi indubbiamente mi ha dato una grossa mano ed è merito anche suo. E in campo da 4 minuti, quindi farsi 100 metri magari non è facile, però sono convinto che l'avresti fatto, anche se avessi giocato. Sì, l'adrenalina quella, non è la condizione fisica. Pensi che possa essere questa scena finale, no? Con la tua corsa verso la curva e tutta la squadra, forse l'immagine un po' di questa stagione, no? Di questa coesione che c'è davvero molto molto forte tra i tifosi e la squadra. Ma sì, perché cioè, per me era facile. Magari per gli altri sì, però non è scontato che si alzano tutti dalla panchina, che tutti ti rincorrono e ti vogliono buttare in terra, che tutti corrono, anche se sono stanchi, per rincorrere il compagno che ha fatto quello. Quindi è proprio, secondo me, questo il vero segreto, che si è creato un qualcosa di quasi familiare, no? Si è creato il rapporto con i tifosi, si è creato il rapporto tra società e tifosi, tra tifosi e squadra. E si è creato un qualcosa di bello, di forte, e noi lo percepiamo, e anche nello spogliatoio penso che si veda in campo l'unione che c'è, soprattutto in questi gesti palesi. Giro un po' la domanda di Carlo. Qui a Cesena si vive molto il campo, anche dalla tribuna stampa, così, e si è capito che questo gol valeva più di un gol per voi. Sei d'accordo? Sì, sì, perché... più di un gol e anche più di una vittoria. Sì, perché è da tutta la settimana che sappiamo e sapevamo l'importanza che aveva sotto l'aspetto mentale, soprattutto vincere questa partita e portarsi a più 9. Perché che l'Alto Vicentino abbia speranze è innegabile, perché ci ha creduto, come diceva Zironelli, ci credevamo a più 11, figuriamoci adesso a più 7, a meno 7, diciamo. E quindi penso che questa vittoria, arrivata all'ultimo minuto, con un gol magari di un giocatore che è stato fuori per tanto tempo, che ha sofferto, penso che la squadra l'abbia percepito, sia come morale per il giocatore, ma soprattutto come squadra. Penso che abbiamo dato una risposta a livello mentale molto molto importante. Alla fine si critica il Parma per i problemi d'attacco, però mi sembra che oggi il 65esimo gol, 66esimo, 51 li hanno fatti gli attaccanti. Non è un caso, noi creiamo e abbiamo degli attaccanti che hanno sempre fatto gol. Te completo. Sì, quindi si può criticare l'attacco, sai, ci sta che durante una stagione si possono avere dei momenti dove l'attaccante non fa gol, però mi piace sottolineare che il Parma ne ha presi 12. E 12 sono dovuti anche al fatto che Longobardi rincorre, che Iso è trascivolata, che Melandi fa l'interno di centrocampo, cioè era chiuso anche qui lo spirito di squadra, è anche questo, magari in alcuni momenti proprio per questo sacrificio gli attaccanti risultano meno lucidi sotto porta, però come dicevi tu sono stati fatti 51 gol dagli attaccanti, quindi gli attaccanti quali fanno? Abbiamo visto che ne hanno fatti 18, quindi 19, e in una squadra basta uno che te ne fa 20 per vincere. Così, certificato. Grazie. Posto, grazie mille.